Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovrete aver paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Non abbiate paura. Non dimenticare questa parola. Sempre quando noi abbiamo qualche tribolazione, qualche persecuzione, qualche cosa che ci fa soffrire, sentire la voce di Gesù nel cuore: non abbiate paura, non abbi paura, vai avanti. Io sono con te. Non abbiate paura di chi vi deride e vi maltratta. E non abbiate paura di chi vi ignora o davanti vi onora, ma dentro combatte il Vangelo. Gesù non ci lascia soli perché siamo preziosi per Lui.